Le urle ci sono sempre state, a voi, nessuno vede, nessuno, o quella professoressa non vede, un altro docente non vede, o dirigente non sa mai niente, scendono sempre dalle nuvole, ma state scherzando, ma nessuno sente. Yeah, per favore, basta, sta cosa dei bambini deve smettere, basta. Niente più sospensione perché ce li troveremo fra un paio di anni altro a lavorare. Licenziamento in tronco, non mi interessa. Chi non ha la forza di lavorare con i bambini se ne stanno a casa. Perché chi lavora con i bambini, e ve lo dice uno che lavora nelle scuole, o tieni la pazienza o te ne stai a casa. Io non gliene faccio una colpa alle maestre, anche perché nella nostra classe di bambini vivaci ce ne sono molti. Sono state fatte ripetute volte. Sono 23 bambini con due maestre, una la mattina 26 e una la sera. Ma una maestra con 26 bambini, secondo voi, può gestire tutto questo? Questo no, però. Non lo può gestire. E la preside se ne è lavata le mani. Nessuno se ne frega. Una maestra, uno sa che in coppa seggio, un altro in coppa tavolo, uno sa faccia alla finestra, ma una maestra dove si... Cioè, che da fa? Allora ci stanno bimbi più vivaci, magari queste sono conseguenze, non sono concesse, per l'amor di Dio, però magari queste sono conseguenze e si sta divulgando la situazione, però noi vogliamo sapere la verità. Vogliamo i nomi, perché io non so, le maestre lì dentro sono quattro. Solo quattro maestre? Quattro, perché sono tre classi, due a metà giornata e una a tempo pieno. Una maestra stamattina era presente là. Io ho chiesto a mio figlio, però un bambino di 3 anni non le può dire determinate cose. Mio figlio determinate cose comunque non le dice, anche perché, ripeto, magari mio figlio forse non è coinvolto in questa situazione. Magari mio figlio è stato l'unico a non essere colpito da queste cose che si dicono. Però io voglio vedere i video.